Forza Italia ne esce davvero bene, rafforzata rispetto anche ai dati delle ultime elezioni regionali e soprattutto in una compagine vincente, quindi io credo che sia meglio, come dicevamo tante volte, essere secondi nella squadra che vince piuttosto che primi in quella che perde. Addirittura il nostro risultato è storico perché per la prima volta dopo tanti anni dal dopoguerra il centrodestra è maggioranza anche in Emilia-Romagna e questo è un dato che per qualcuno è suonato come sconvolgente. Noi avevamo già sentito le prime avvisaglie, ancora prima naturalmente della campagna elettorale, per gli errori collezionati dal centro-sinistra che sono davvero drammatici in tutte le realtà e anche sicuramente qui a Piacenza. Ecco, nessun candidato piacentino, ma oggi vi ritrovate proprio a Piacenza. Cosa vuol dire? Beh, nessun candidato piacentino, per la verità sì, nessun candidato diciamo espressione della realtà di Piacenza, però siamo una squadra, Galeazzo Bignami, che è stato eletto in Romagna, Anna Maria Bernini, senatrice, bravissima, preparatissima, un leader autentico, aggiungo anche Benedetta Fiorini, eletta all'uninominale, il senatore Barboni, altri nomi, tanti deputati e senatori eletti in questa tornata elettorale che sapranno comunque farsi carico delle esigenze del territorio piacentino. Questo è il nostro obiettivo e siamo qui apposta per rimarcarlo.